Senti Gigi, dopo 7 giornate di campionato, che bilancio possiamo trarre, possiamo fare dopo questo inizio di campionato? Il fatto che quest'anno ci sono tante squadre che ambiscono a vincere lo scudetto, non c'è soltanto la Juve, non c'è soltanto l'Inter, c'è ancora il Milan, c'è il Napoli che è una graditissima sorpresa, ci sono poi dopo le Romane e l'Atalanta, insomma questo è il gruppo di squadre che, dalle quali uscirà la vincente, però mi sembra che la differenza tra tutte queste squadre sia minima quest'anno e quindi il campionato sarà secondo me equilibrato, avvincente, e appunto per questo quindi anche la Juventus potrà rientrare secondo me prima o poi, quindi se ne riparlerà sicuramente più avanti verso la primavera come sempre, dove ci sarà una bella lotta e lì si vedrà chi è la più forte. Al ritorno in campo dopo le nazionali ci sono due grandi partite, Lazio-Inter e Juventus-Roma, che partite ti aspetti? Beh, queste sono le partite insomma che un pochino indirizzano chiaramente il campionato, perché da una parte l'Inter, nonostante il cambio di allenatore, nonostante il fatto che non ci sia più Lukaku, però ha cambiato poco, no? Sia a livello tattico, ha avuto Dzeko invece di Lukaku, quindi è un giocatore che comunque è capace di giocare con la squadra, hanno qualità in mezzo al campo e quindi secondo me è un pochino la squadra favorita rispetto a tutte le altre. Dall'altra parte Juve-Roma è una classica che forse vedrà Mourinho giocare contro la Juve dopo parecchio tempo e quindi è una partita importante per la Juve perché potrebbe comunque avvicinarsi ancora di più alle altre. È inevitabile con te parlare di grandi attaccanti, un grande attaccante pochi giorni fa ha compiuto 40 anni, grande festa, sto parlando ovviamente di Ibra, che effetto ti fa vederlo ancora in campo Gigi? Beh, mi fa l'effetto che se c'è ancora vuol dire che è proprio forte, nel senso che ha una caratteristica che è proprio una forza mentale che lo contraddistingue rispetto anche a tanti altri campioni, uno che pur avendo avuto anche tanti infortuni comunque fisicamente riesce ancora a sopportare un campionato difficile come quello della Serie A, quindi secondo me finché si divertirà potrà giocare, perché comunque ha delle qualità tecniche e anche di personalità che non ha nessuno. Parlando in maniera generica di sport, questo è un 2021 che insomma manca un po' di settimana alla fine di questo 2021 che per noi è stato indimenticabile. Ti aspettavi tutto questo successo, tutta questa fila di successi azzurri dal calcio, insomma agli altri sport? Ma guarda, è stato nessuno se la poteva aspettare, forse uno di tutti questi, no? Ma tutti insieme penso che nella migliore delle situazioni nessuno l'avrebbe pensato, no? Perché comunque già l'Europeo ci credevano in pochi, le Olimpiadi insomma abbiamo vinto delle medaglie su sport che insomma non sono mai stati sport di italiani, quindi voglio dire sono state delle grandissime sorprese, abbiamo vinto adesso l'Europeo di pallavolo maschile e femminile, cioè, abbiamo vinto la Parigi-Roubaix, cioè, quindi alla fine veramente abbiamo spaziato su tutti gli sport di squadra, singoli, è il nostro anno e forse il fatto che l'Italia comunque è stata una delle nazioni che ha sofferto di più in assoluto nel 2020, non lo so, forse ci ripaga un pochino di tutte le sofferenze che abbiamo avuto e che ha avuto la maggior parte delle persone. Negli ultimi giorni si è parlato molto di razzismo, Gigi. Tu hai smesso già da un po', però anche quando giocavi tu c'erano purtroppo episodi di questo genere. È possibile che non si riesca a trovare una soluzione? Ma sai, secondo me lo sport può dare una mano sicuramente, perché comunque lo sport è inclusione, no? Quindi alla fine mi sembra che tutti gli sport, sia di base, quindi quando si parla di giovani, sia anche lo sport professionistico, fa di tutto perché sia così. È chiaro che l'altro aspetto, quello appunto dell'educazione, del rispetto e dell'inclusione, comunque in generale di tutti quanti, deriva un pochino dall'educazione che uno ha in famiglia, deriva dalla scuola, quindi si deve partire anche da lì, non soltanto dallo sport, che ovviamente può fare la sua parte importante e la fa, però ci sono altri aspetti in cui veramente
ci vorrebbe un qualcosa in più che insegnasse ai ragazzi, perché poi alla fine si parte sempre ovviamente dai bambini e dai ragazzi, è da lì che bisogna insegnare questo. Quindi, e lo sport, io devo dire che lo sta facendo da tanti anni e lo sta facendo anche bene.